Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per Road to Primi in Italia. Allora, come potete vedere da questa screen, perché purtroppo è una screen, sono arrivato persino secondo in Italia. Forse non tutti lo sanno perché probabilmente sono rimasto in classifica, sì e no, 2-3 minuti, perché dopo... praticamente avevo appena finito la sessione, mi hanno attaccato un bel meno 30, ci stava insomma. Allora, attualmente sono a 5301 coppa, mamma mia ragazzi, è diventato praticamente impossibile scalare. Gli altri giocatori in classifica mi hanno distanziato in una maniera assurda, tipo Kavastar corre, corre, cioè praticamente a lui li apre tutti i giorni i villaggi più 30, più 40, a me me ne apre uno, cioè proprio uno, neanche un più 30, ogni 7 ore, mamma mia, mi fa arrabbiare. Allora ragazzi, sono arrivato a 3500, eh sì, 3500, sono arrivato a 5300 e sono stanchissimo, faccio dalle 2 alle 3 sessioni al giorno, ma a volte non ce la faccio, perciò le faccio a metà e dopo, scialla, vado in difesa. Per quanto riguarda le difese, ragazzi, è devastante. Ragazzi, se avete qualche buona difesa per Town Hall 11 totalmente maxato, io non so più chi rivolgermi. Sono andato a stalkerare tipo i miei amici qua in classifica. Tipo c'era un ragazzo che ne aveva 20 una quarantina, ma non c'è più. Ecco, tipo sto ragazzo qua ne ha 20 12. Però ho già stalkerato sto villaggio. È strano, non mi piace sto villaggio. Dopo vi dirò di più su sto villaggio qua. Allora, ragazzi, purtroppo, come ho detto anche in altri video, anche le leggende failano, e quando failano a 5300 coppe si incazza una bestia. Guardate ragazzi, c'è sto villaggio qua, è probabilmente simile a quello di prima. Mi puzzano sto villaggio, effettivamente ci ho anche failato, però ho failato perché sono stato stupido, io ho attaccato dal lato sbagliato, ma era facile da sfondare, era una cavolata. Praticamente salto qua, l'importante è non farli girare da questo altro lato dove c'era la torretta d'acere, se no facevano tutto il giro e i eroi da soli qua si facevano benedire, insomma. E io ho fatto tutto un altro errore, i goli hanno fatto i giri, insomma, le solite cose odiose. Allora ragazzi, guardiamo le difese. So che siete già curiosi della mia difesa, quella contro il giocatore Made in Turkey, perché mi ha fatto un bel 3 stelle e un meno 28. Come potete vedere ragazzi, tutte le difese sono almeno da meno 20. Guardate, meno 25, meno 28, meno 28, meno 12, meno 14 qua. Qua sono stato un pochino più fortunato. Meno 26, meno 31. Qua sono stato veramente fortunato. Ho vinto contro uno che non sapeva giocare. Un meno 28, meno 13, meno 33, cioè chi ne ha più ne metta, meno 12. Qua è stato 10 giorni fa, non so. E guardate ragazzi, i miei attacchi sono da 8, 5, 12, 14, vaffanculo, meno 18, 5, 6, 4, 6. Praticamente guadagno in una sessione faccio all'incirca 26 coppe e in difesa me ne fanno all'incirca meno 25, meno 28. A volte, cioè, devo andare di culo, cioè ormai è diventato impossibile. Ogni volta che finisco una sessione mi ributtano giù le coppe che ho fatto in quella sessione. Ok, siete curiosi, vi faccio vedere come mi hanno sfondato il buco del culo, mi hanno fatto ben 3 stelle. Allora, questo villaggio qua è quello che odiavo e che avevo fatto vedere in altri video passati. Praticamente ragazzi, mi avete detto, ok, mettiti sta difesa, ho detto, ma sì, per una buona volta vi ascolto e la metto. E cazzo, non dovevo ascoltarvi alla fine. Praticamente questa difesa qua, io sapevo che mi avrebbero fatto 3 stelle. Praticamente è una difesa conosciuta. Per quelli un pochino più nabbetti che odiano questa difesa come me e non sanno praticamente attaccarla, fanno almeno una stella. Invece per quelli veri pro come sto qua dei Made in Turkey, mi ha fatto ben 3 stelle. Solita tecnica, no, questa qua è stata un pochino diversa. Ah, si è portato dietro ben 8 pozioni terremoto e tagatagata. Praticamente lui è stato fortunato, secondo me, perché c'aveva ancora i golem qua in vita e la regina dietro i golem spacca i culi veramente qua. E praticamente i scheletrini hanno distrutto le torri inferno. Una volta via le torri inferno, che cazzo che faccio? Cioè, come vuoi che mi difendo, mamma mia. E qua stavo chiamando il prete per darmi l'estrema unzione, tipo stavo guardando in live, ho detto mamma mia.
Silenzio, un minuto di silenzio, per favore. Veramente, quando vedo queste cose mi fa incazzare e non poco. Della serie, ma sì, scialla, sono solamente 28 copie, cosa vuoi che siano? Sono solo 10 ore di gioco. In realtà, ragazzi, sto schizzando come uno schizzopatico della Madonna, però non ve ne rendete conto perché c'è dall'altra parte della camera, cioè i miei che stanno dormendo, perciò se no dicono, ma che cazzo urli a quest'ora? Tipo, che ore sono? Oh, sono le 10 e dovrei ancora studiare, yeah! Ok, ragazzi, ora vi faccio vedere un attacco. Probabilmente è il mio stesso villaggio, però io cazzo non riesco a farci 3 stelle, minchia. Comunque, la tecnica per attaccare questo tipo di villaggio è abbastanza facile, probabilmente lo sanno tutti, cioè tutti fanno video su YouTube e mettono questa difesa qua. Probabilmente basta mettere una pozione salto qua, però l'importante è che il 90% della pozione salto sia dalla parte sinistra, che ci sia proprio un pelo che becca dall'altra parte, perché i golem prendono la difesa che stanno qua dentro. E poi il restante della pozione salto deve essere tutto centrato al centro, in modo tale che il restante delle truppe vadano al centro. E poi ci caccia una bella pozione qua al centro di salto. Qua sono stato fortunato perché praticamente i miei eroi inizialmente avevano iniziato a girare, poi sono usciti i scheletri e hanno tirato i miei eroi e i miei maghetti, e perciò sono stato sculato e ho fatto la prima stella con il Town Hall. E dov'è la mia regina? Eccola qua, ragazzi, sì. Oh, brava la mia regina che prende anche un po' di black. Ultimamente sto scarseggiando di black. Il bonus che mi è stato abbassato notevolmente dagli ultimi aggiornamenti mi brucia un po'. Vabbè, che ora c'ho gli eroi ammaxati, non mi cambia tanto. Qua la regina per una volta è stata cioè una volta è stata intelligente. Mi ha preso sia il Town Hall che la seconda stella. Vabbè. Ok, mi hanno l'ho asfaltato. Insomma, con questa difesa la prossima volta proverò. Comunque, portarsi 8 pozioni in terremoto è veramente rischioso, perché se ti becchi uno che ha tutte le torri inferno singole sei veramente inculato. Perché va bene che se ci vai di go wee wee, però senza pozioni gelo, se ti prende il re barbaro. Ragazzi, ora vi faccio vedere un'altra difesa molto classica che si trova molto spesso in scalata. Qua il nostro amico Furbacchiotto si è messo anche tipo un buco al centro della serie Sono Nambo. Ha pensato di fotmi credendo che io fossi stupido, avessi messo tutte le truppe là al centro. Ma non sono così stupido. E praticamente ho iniziato a mettere delle pozioni in salto. Allora, ragazzi, in questo ultimo periodo tutti i giocatori in scalata stanno utilizzando difese di questo tipo, cioè con una parte larga a... non so come definirla, una parte abbastanza larga fuori, in modo tale che non prenda tutta la pozione salto. Sì, si può prendere, però il compromesso è che deve essere di un altro quadratino a destra, perciò serve un'altra riga di cose all'interno perché non prenda la pozione salto. Facendo ciò, questa cosa qua è strategica. Probabilmente i giocatori fanno questo perché se l'attaccante è sfigato e non prende tutte le due linee di muri, probabilmente butta via 3 pozioni in salto e i golem restano a spaccare i muri, e là sono veramente cazzi di veramente failure, fanno impazzire. Vi dico questa cosa per esperienza. Comunque, in questo caso sono stato fortunato, le ho preso anche i Town Hall scialla scialla e anche la seconda stella senza tanti problemi. Inoltre non vi consiglio di mettervi le torri inferno singole perché contro le go wee wee diciamo che non sono molto molto efficienti. Ma io ti chiedo, Supercell, se io e questo giocatore abbiamo quasi 1000 coppie di differenza, perché ci metti insieme? Cioè, non puoi trovarmi uno che ha tipo 5000 coppie, non chiedo tanto, insomma un più 10 con 2 stelle, ma sei tirchia, Supercell, ultimamente. Vabbè, voi mi state sentendo che tipo c'ho una voce da non so cosa, perché c'ho il raffreddore e la tosse, mi ha cambiato tutta la voce e sto morendo. Ultimo attacco che vi faccio vedere, ragazzi, è questo qua. Allora, l'abbiamo fatto contro Hamidrez del clan Iram. Allora, prima in testo qua non era totalmente maxato. Stavo tipo, quando l'ho visto ho detto, ma sì, skippare o non skippare. Comunque, quando se siete in scudo e siete ancora in ricerca, in scalata, io vi consiglio di skippare se il nemico non vi offre tante coppe, per semplice motivo perché siete in scudo e quello scudo dura veramente parecchio, e probabilmente così potete avere la possibilità di trovare un altro giocatore che vi offre più coppe. Anziché fare meno 4 ore di difesa e fare solamente più 5, potrete aspettare tipo altre 6 ore per fare un giocatore che vi offre tipo più 28, più 20.
Insomma, praticamente io ero scazzato, non riuscivo più a aspettare e ho detto sti cazzi al tacco. Praticamente ultimamente la gente, ho notato che sta iniziando ad essere parecchio stronza, non usa più il mastino in difesa come una volta, dato che la gente usa tantissimo la GoWiiWii e si porta dietro ben 8 pozioni in terremoto, come abbiamo visto prima, quello stronzo di merda mi ha fatto 3 stelle. Probabilmente non si portano dietro la pozione veleno. Cosa succede se ho la mia regina 40 contro 35, tipo 35 barbari che escono dal castello? Un fail di merda. Per quelli che mi chiedono, Kai, ma questa qua è la difesa che utilizzi te? Diciamo che sì e no, ma questa qua è, insomma, non avete capito un cazzo. Questa è la difesa fake perché non funziona più, perché siamo a 5300 coppe, qua c'è tutta gente stronza che ti apre in una maniera assurda. La difesa vera che utilizzo l'ho copiata da un ragazzo arabo che probabilmente un mio compagno di clan l'aveva attaccato, gli ha fatto solamente una stella e non riusciva a farne due, perciò gli ho copiato la difesa. Però quando io vado in difesa mi trova lo stronzo di turno che sa giocare e mi fa ben 2 stelle, non 3, per fortuna solamente 2. Allora, 4 terremoto, mi spacca un lato. Ok, va bene, scialla. Praticamente questa difesa qua è stata studiata non perché il giocatore faccia fail, ma che il giocatore nemico faccia solamente una stella. In questo caso lui è stato molto molto furbo. Praticamente ha messo i golem laterali, esattamente come la difesa vecchia, quella precedente dove mi hanno fatto 3 stelle. Pulisce bene ai lati in modo tale che tipo rimanga un'ultima torretta dello stregone qua al centro, in modo tale che i golem vadano diretti al centro. Ah, sto stronzetto con gli spaccamuro, gli eroi a 40, le sue streghe. Guardate, tutti vanno al centro. È stato proprio calcolato all'ultimo dettaglio questo attacco. Porca puttana, bella furiozza e... Vaffanculo, della serie vaffanculo, ti apro come non so come. Naturalmente anch'io, stronzo come sono, mi sono dovuto mettere delle truppe all'avanguardia in difesa. Come potete vedere, ragazzi, le streghe maghi danno un pochino più fastidio rispetto al mastino. Vedete che ci mette un pochino di più per buttare giù il town hall. Vabbè, alla fine cazzo, c'aveva tutte le truppe centrate verso il town hall, non poteva non prenderlo. Se non lo prendeva era veramente stupido. Qua in questo momento tipo stavo sperando, tipo cazzo, fammi un mezzo fail, insomma, della serie, fammi una stella sola, tipo ti prego, ti sto supplicando in ginocchio. Ma è uno stronzo, ha puntato di tutto per tutto e alla fine è stato fortunato, mi ha fatto anche la seconda stella. E come potete vedere, ragazzi, tra poco quando finisce l'attacco mi tolgono così tanto che a volte è superiore persino di quello che faccio io in attacco. Perciò Supercell, ti prego, migliora sto cazzo di matchmaking. Vabbè ragazzi, questo era tutto per il video. Ah, per coloro che mi chiedono ancora, Kai, ma dove trovi le gemme per scalare? Probabilmente io uso un metodo totalmente gratuito e legale per fare gemme gratis che si chiama Bounty. Il metodo, che ho già fatto i video in passato, lo lascio sotto in descrizione. E vabbè, questo era veramente tutto. Come solito, ragazzi, massimo supporto per questa serie perché mi spacco, non dico a merda, di più. Perciò tanti bei like it, questo è un nuovo termine, cazzo, vabbè. Sono stanco e devo ancora editare video, devo ancora dormire, devo anche studiare. Il like qua ci sta. Like e commento. Ci vediamo al prossimo video, cazzo. Mi spaccate con bottone.